Bondi, la prova da tre punti. La prova da tre punti e la metto. Allora, Bondi. Buongiorno, Bondi. Dunque, grazie per le visualizzazioni e i commenti. Accettiamo comunque ancora suggerimenti, come è accaduto per la puntata su Luca Giurato e Beppe Rigazzi. Esattamente. Gli ho visto che è piaciuta. È piaciuta anche quella. Ieri sono reduce da una giornata. Ieri di... sei reduce. Niente, allora, sono reduce oggi. Da una giornata di Gods of Metal. Gods of Metal. Dove è stato aggredito? È stato aggredito da un cazzo di un ubriacone, ma va bene, sono ancora tutto intero. È ancora vivo, io pensavo di vedermelo arrivare tipo in carrozzino, vedermelo arrivare alla Stephen Hawking su quel computerino in cui scriveva. No, invece no. Che caldo che fa. Madonna, che noi, Gesù, lavoriamo con sempre perennemente una piastra attaccata al non nostro, ok? Quindi sì, giustona, ci scappa. Non si può staccarla se non ci morde, no, comunque. Morde, so se esatto, morde. Allora, oggi parliamo degli stereotipi dei film horror, ok? Sì, stereotipi dei film horror. Allora, notare che quando i protagonisti di un film horror devono andare a fare una festa oppure fare qualcosa di particolare, vanno sempre in un'isola. E notare che quest'isola ha sempre nomi del tipo l'isola della morte, dai, l'isola, ragazzi, del diavolo. Oh, domani è il mio compleanno, andiamo tutti all'isola, esatto, del diavolo morto. Esatto. E praticamente facciamo una festa bellissima. Bellissima. Tutti tipo, invitati. Il film House of the Dead, che è il regista è quello che è considerato il peggior regista del mondo, Uwe Boll. Uwe Boll. Fratello di Roberto Bolle. No, vabbè, questo sottoprodotto dell'industria cinematografica ha fatto questo film tratto dal famoso videogioco House of the Dead, no? House of the Dead, zombie. Questi tizi vanno a un rave party organizzato sull'isola della Muerte a forma di teschio. Allora io dico, innanzitutto, dove cazzo le trovano queste isole con la forma di teschio? Cioè, e tu non lo sai. Ma, esatto. Oppure, hai mai notato, tipo, sono magari in questa casa lugubre, perché poi le case di film non sono mai case, allora, no, non c'è mai, allora non capisco perché non c'è mai una giornata di sole, no piove sempre con la nebbia, esatto, non c'è mai la luce, cazzo, girano con le candele, esatto. Io dico, allora tu fai così, sei lì in casa, no, innanzitutto poi ci sono sempre queste statue di pietra gotiche in giardino, no, che ti guardano così. Allora tu sei in casa, no, e senti rumore, senti cosa è stato? Non ti preoccupare, vado a vedere. Cosa faccio? Non è che mi armo, no, prendo una candela. E la candela è... Non devo notare, ancora un po', allora a questo punto, aspetta, Phil, girati, ti metto un cartello, ammazza, esatto, cioè, nel senso, ok, prendo la candela. È stato fatto anche notare dal grande Giorgio Paladella, che ha fatto un monologo su queste cose, ha sviscerata completamente. Allora, arrivo, sento, i rumori provenivano da dove? Dalla cantina. Dan dan. Allora apriamo la porta della cantina, scendiamo le scale di legno, marcio e fa a ogni passo questa candela che illumina a mezzo metro di distanza a raggio. Puntualmente tu sei così, la scena è questa e tu ti caghi addosso, cioè, il gatto, ma vaffanculo, esatto, no perché invece c'è la musica che fa, si ferma, tu ti calmi. Lui, maledetto, si gira di scatto, c'è, cioè, una faccia che... Esatto. E poi oppure scende con la candela, lui non è che scende con la torcia, no. La candela che fai così, si spegne. Lui fa un saluto. Si ferma, si immobile senza luce. E senti. Gli passa qualcosa dietro, lui si gira. Ehi, un altro luogo comune dei film, no? Non solo di quelli horror, ma di vari film. Allora, scena finale. Il cattivo... Ha sotto mano il buono, l'eroe. L'eroe disarmato e cattivo, c'ha un bazooka in mano. Sì, esatto. Tu fai il buono. Faccio il buono. Arriva il cattivo e fa: addio, Jack. Hai cercato di farmi fuori. Ce l'hai provato in tutte le maniere, ma non so perché. Fa un monologo di sole, fino a che non arriva uno sfigato dietro che gli tira una padellata in testa. Esatto, cioè, ma no. Allora, ma l'altro. Esatto. Poi, allora, The Ring. Questa bambina, ti vuoi tagliare i capelli? O li vuoi tenere davanti alla faccia? Ok, che adesso Andy Mori su film. Sì, cazzo, sì, una bambina emo. Mi sembra eccessiva questa bambina emo che scende dal pozzo. Ma poi no, poi è fantastico. Tu sei lì, che guardi la televisione e dici che la televisione perde acqua. Cioè, o qui ti hanno sbagliato a fare i collegamenti dei tubi, o c'è qualcosa. Sì, esatto. Ma continuiamo a guardare questo televisore che perde acqua. Ma non c'è un cazzo. Tra l'altro questa bambina...
capelli, ma oh, ma io ho pensato una cosa, tu vedi che sto scendo? Avanti, fatti vedere, dai, dai, se non ti guardo non muoio. Ah, è vero. Sì, sì, è vero. È vero, è vero. È iniziante, ci sono, poi ci sono degli elementi nei film horror, che so, allora, in quello lì che va in giro, adesso non mi ricordo il nome, con la motosega. Non aprite quella porta. Non aprite quella porta, allora, cazzo, cosa ti nascondi dentro un cadavere di una mucca? Sei pirla, scappa, no? No, si chiama il pistolo di passare avanti. Cazzo. Ma poi sto scemo, va in giro con la motosega che pesa 8 quintali, cioè io mi metto a correre questo pirla con la motosega, esatto, cioè fa passo di lumaca, cazzo. Guardate, quello nuovo a un certo punto gli si sega via fuori un braccio, esatto, non so se... Oppure anche, tipo, anche nei polizieschi. No, ai polizieschi, una cosa da notare, allora. E questi sono luoghi comuni, e non cerchiamo l'originalità, perché non ci vuole l'originalità, perché queste sono le cose che si sentono sempre di in giro, ma fanno ridere, esatto, puntami a... Mi sento così, perché se no c'è un po' di The Ring. Allora, no, praticamente, se notate, allora, c'è il poliziotto, sono 20 anni che non risolvo un caso, ok? Sei un poliziotto fallito, licenziato, un giorno, hai in mano il caso, non risolvo uno da 20 anni, lo sospendono, e lo risolve brillantemente, Ale, promosso FBI. Secondo me il trucco, signori, esatto, dell'FBI, sospendeteli, così loro, esatto, lavorano al caso parallelo e lo risolvono. Vedete, lo risolvono. E anche c'è quello super ganzo che lo sta risolvendo e non ne prende uno. E poi, tra l'altro, poliziotti della mia minchia. Allora, salutiamo i poliziotti. No, dei film. Praticamente, questo stronzo entra in casa, ok, da solo, non è che chiama, no, non chiama le forze, sto andando nel capo dell'assassino, ho bisogno di un partner, ma andiamo da soli, entrano nella porta con braccia tese e girano gli angoli così, cazzo, che se uno è dietro la porta ti ha un colpo sulle braccia, cioè, a svegliatevi. Oppure c'è sempre, non tutti i film poliziesti che si rispettano, c'è sempre affiancato al poliziotto, quello al protagonista, c'è sempre affiancato un tenero vecchietto che gli è, che perché puntualmente il poliziotto protagonista è sempre orfano, i genitori non sono mai stati presenti, quindi c'è questa figura paterna, questo dolce vecchietto, c'è questo dolce vecchietto che gli fa, gli ha fatto da padre. 2 giorni prima della pensione, il dolce vecchietto viene sempre ammazzato come un cane, cioè questo, sempre, cioè i ruoli dei film dei vecchietti muoiono come in Gran Torino, per esempio, Gran Torino, sì, ma film assicurano, non svegliamo, a dir poco, bellissimo, però Madonna, porello. Vabbè, poi lacrime, poi ad esempio, come fanno notare in una canzone dei Gem Boys, cantiamo Gem Boys, ciao Gem Boys, ciao Gem Boys, fanno notare tutti i luoghi comuni dei film, effettivamente, ascoltavo l'altro giorno, non so se hai notato, allora, loro di primo mattino cominciano, si girano e si baciano, cioè io dico, ma dopo una notte passata così, cioè il topi, la fiatella, hai il topi in gola, esatto, eppure, e poi un'altra cosa, sono sempre nude bellissime, no? Sono sempre a letto, guarda caso, anche se sono molte, c'è cioè, sempre le lenzuola che gli finiscono con questo trascelle. Non vedi mai un capezzo, una tetta? No. Loro hanno questa tunica, questa toga Versace, okay? Che è cucita addosso, esatto, loro, è perfetta. Ciao, come stai? Lui super perfetto, muscolosissimo, che le porta la colazione. Sì, la colazione a letto. Lei che è già truccata, no? Sì, se sì, la truccano durante la notte. Punti neri e poi aperti non esistono, lì. Belle liscia come le bambole. Sono perfette, sono perfette. Ma basta, cioè nei film horror, cazzo. Allora, anche film horror la cosa dei vampiri. I vampiri, cioè, devi ammazzarmi, ma l'unico modo per ammazzarmi è un paletto di frassi. No? Adesso dove vado? Sono pini, dimmi dove vado. Allora, adesso ammettiamo caso, qua in casa c'è un vampiro. Dove andate voi a prendere un paletto di frassino? E il fracchia contro l'acqua, lui aveva la punta dell'ombrello, il frassino. La punta dell'ombrello. Sì, ma ascolta, ma non è che vado dal fiorista, salve, mi servirebbe un attimo un paletto di frassino. Ma guardi, oggi un paletto di frassino ne ho, pure un discorso. Proiettile d'argento. Proiettile d'argento. Quello che ti quello che ti costa fare un proiettile d'argento, tu lo spari. Poi ne hai uno solo, dai. Ave Maria, pa! E hai ammazzato tuo cugino che usciva dalle piante in tavola. Esatto, il bambino, hai speso i tuoi stipendi. Esatto, i tuoi stipendi per pensare di ammazzargli, sto cazzo. E poi l'aglio. L'aglio. Sì, l'aglio. Ma cosa, che cazzo lo vado a prendere, l'aglio? L'aglio proprio in cui piante, no? No, bastardo! Il vampiro prende, fa. Buono. Fa, bella, questa è una cipolla. Come, esatto. Come, siamo arrivati a 10 minuti, signori. Vabbè, salutiamo. Salutiamo, ciao! Ciao.